ciapa. Ieri più oltre 5 ore che quest'otta, 1200 con 66 anni compiuti, e qui la via furia. Faccio parte di questa compagnia, si chiama Fraternale Compagnia, che è socio appunto della maschera scenica. Abbiamo avuto l'occasione di poter portare qua le nostre maschere. Questi sono due studi su due caratteri di commedia dell'arte. Uno è un capitano alla triste, preso dalla figura donchisciottesca, e questo invece è un brighellaccio un po' anziano, si chiama Pietro. Entrambe giocano insieme in uno spettacolo del Capitan Fracassa, che ha fatto parecchi tournée in Francia, per dire, al Festival di Avignone. Quest'anno siamo stati a Castres, in un altro paese della Francia, quindi si sono fatte parecchie date. Lo studio è stato fatto appunto anche sul lavoro degli attori che devono recitare con questo strumento magico, e quindi è stato studiato un po' i loro movimenti, il loro modo di parlare e di interagire con gli altri. E penso che siamo molto fortunati. Allora, oggi Tracciati d'Arte è qui allo Spazio Rossellini di Roma, in via della Vasca Navale, per visitare una mostra meravigliosa, una mostra sulla maschera scenica. E siamo qui in compagnia di Mario Gallo, attore, ma anche socio dell'associazione Maschera Scenica APS. Sì. Ciao Mario. Ciao, ciao. Benissimo, allora volevamo fare semplicemente una domanda a Mario. Prima di questa domanda però vorrei ringraziare anche tutta l'organizzazione. I partner che hanno contribuito alla realizzazione di questa mostra sono Maschera Scenica, che è l'organizzatrice della mostra, e poi i partner ATCL, Spazio Rossellini, Regione Lazio e MIBAC. Perfetto, allora guarda, ti faccio una domanda proprio nello specifico, perché in una performance che abbiamo assistito, in cui abbiamo assistito Mario ed altri due attori e mascherai, perché sì, poi voi attori costruite anche le maschere e ne fate anche collezione, e in questa performance tu ci spiegavi un po' che la maschera è un elemento non naturale che va in contrapposizione con l'elemento naturale, sì, e sì, quindi va eliminato l'elemento naturale sul palco. Certo. Certo, sì, infatti, per esempio, ecco, nel momento in cui spiegavo prima che nel momento in cui noi adoperiamo la maschera in questo modo, ci sono due linguaggi che vanno in conflitto tra di loro, cioè un elemento, un linguaggio artificiale e un linguaggio naturale. Questi due elementi vanno in conflitto tra di loro, quindi in questo modo la maschera non si può adoperare. Perché sia possibile adoperare la maschera, noi dobbiamo coprire l'elemento naturale, e poi far sì che insieme alla maschera, ecco, tutta questa parte diventi un unicum e si uniformi all'elemento artificiale. Così anche l'uso delle mani e anche l'uso del corpo e anche l'uso della voce. Quindi nel momento in cui indossiamo la maschera, tutto quanto il corpo deve avere la stessa energia che ha la maschera. L'energia della maschera è molto forte perché i caratteri della maschera sono molto forti, quindi ogni movimento del corpo, la voce, ogni tipo di espressione deve corrispondere alla stessa energia che ha la maschera. Solo così allora vedremo in scena la maschera, e non vedremo la maschera e l'attore, che sono due cose diverse, ma vedremo un unicum in questo modo. Così quando io parlo, per esempio, c'era una volta, tanti secoli fa, una piccola città che si chiamava Hamelin, una città meravigliosa, dolcemente circondata da una valle piena di fiumi e di cascate. Incredibile. Bene, allora Mario, grazie a voi tantissimo. E chiamiamo qui insieme a Tracciati d'Arte, a Mario, altri due mascherai e attori, Tania Passarini e Luca Comastri, con la vostra associazione Fraternal Compagnia. Fraternal Compagnia, quindi sei soci dei soci, insomma, questa cosa ci ha fatto un po' ridere prima, spiegatela bene. Così soci dei soci. Ci piace essere soci di tutti. Noi siamo soci. Se cercate dei soci, noi ci associamo, insomma. Quindi, insomma, diciamo che lo scherzo, la risata, poi nella commedia dell'arte è sempre presente, no? Per spiegare velocemente, noi lavoriamo a Bologna, noi siamo di Bologna, lavoriamo per una compagnia che si chiama appunto Fraternal Compagnia. E la maschera scenica, quando è nata, ci ha chiesto appunto la partecipazione, e noi siamo entrati come Fraternal Compagnia, ovviamente. Quindi noi siamo due attori
che rappresenta questa compagnia. Ci sono una compagnia, ci sono anche tante altre persone. Anche perché siamo una delle compagnie più longeve di Commedia dell'Arte, abbiamo ospitato proprio nei nostri spazi a Bologna tutti questi mascherai italiani che avevano questa volontà di incontrarsi, di unirsi, di lavorare insieme per portare più attenzione a questo elemento della scena teatrale, appunto, che è l'uso della maschera. Perfetto, allora, come Mario, anche voi magari una leggerissima, piccolissima performance, proprio qualche secondo? Un incantesimo vado a fare per riuscire tutti ad ammaliare. Porco mondo, quanta gente che c'è! Mi son zambatoso! Squadra, de là, dessus, dessus, te tira una pesa! Te chi sei? Vaya si va, lui! Belli! Ecco, quindi questo sempre continuo interagire col pubblico, no? Vero? Sì, 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 assolutamente. Una delle caratteristiche su cui ci siamo formati e comunque ci teniamo tanto è questa continua condivisione con il pubblico. Creare una, non solo una condivisione, una comunicazione, però è molto importante. Una cosa che ci contraddistingue è proprio questa voglia di donarsi a chi ci viene a vedere, insomma, chi viene a vedere le performance, gli spettacoli. In questo modo non solo il messaggio diventa importante, ma diventa più importante questa trasmissione, perché quello che noi doniamo poi riceviamo anche. Perfetto, e diciamo lo spazio scenico un po', c'è una quinta che non esiste sul palco. Sì, era quello che diceva esattamente Luca, cioè il fatto che non ci si ritira sul palco semplicemente per rappresentare un qualcosa che deve essere, insomma, guardato con distanza, ma si cerca di rompere proprio questa ipotetica parete che separa gli attori sul palco dal pubblico per andare incontro e creare una comunicazione decisamente più diretta. Loro portano il nome di una compagnia importante, si chiamano Fraternal Compagnia, ma ha un valore alto, ha un senso, un significato, un nome che arriva da molto lontano. Però ditelo voi che... Ok, ci siamo ispirati al fatto che uno dei documenti, anzi il più antico documento ritrovato di quello che furono nel Cinquecento le compagnie che si formavano in maniera professionale vuol dire con un atto notarile, con diciamo delle regole che si davano rispetto alla paga, alla malattia, eccetera eccetera, risale al 1545, per l'esattezza il 25 febbraio, e fu stipulato a Padova. Diciamo che questo è il più antico, e diciamo che come formula notarile si utilizzava proprio questa: si riunisce qui una fraternal compagnia. Quindi noi abbiamo preso questa dicitura, questo nome, perché ci rifacciamo appunto all'antica tradizione rinascimentale della commedia dell'arte. Benissimo, quindi una tradizione che rinnoviamo oggi nel 2022, vi facciamo tanti auguri e speriamo che oggi sia comunque un avvio anche per una conoscenza maggiore di quest'arte su Roma e sulla nostra bellissima penisola. Volevo fare un'ultima domanda a Mario: come fate a far combinare, diciamo, delle maschere, dei caratteri diversi sul palco, ecco? Beh sì, intanto a volte lavoro da solo, ma per la maggior parte lavoro con altri attori che ricoprono anche altri caratteri della commedia dell'arte. Per esempio, io mi sono specializzato nell'Arlecchino perché per me è il carattere che io sento, va bene anche per il mio physique du rôle. Non sono alto, grosso, insomma, va bene così, sono mediamente basso, no? E quindi va bene perché il physique du rôle per un Arlecchino è quello. Poi però in compagnia ci sono anche attori che fanno capitani, oppure ci sono attori che fanno sempre servitori, ma può essere un primo servo come il Brighella, oppure ci possono essere attori che fanno il balanzone appunto ha una fisicità molto molto grossa, molto molto alta, quindi via via lavoro anche con altri attori. E le storie cerchiamo a volte di ispirarci a delle storie, a volte magari si scrive ex novo e in funzione della storia che noi scriviamo cerchiamo di costruire i caratteri per ogni attore, e da lì partono le prove, parte appunto una sintonia importante che
è basata soprattutto su prove e anche sull'improvvisazione, perché poi la commedia dell'arte, uno degli elementi fondamentali è proprio l'improvvisazione, quello che lui ha fatto prima a te, che si è stupito, tu sì, chi sei, sì, era un'improvvisazione. In questo siete anche molto bravi, sì. Devo dire che è un allenamento. Siete veramente bravi. Sì, sì, sì. Fino a quanti personaggi avete creato? Dipende. Magari una qualche commedia? Dipende, a volte magari creiamo degli spettacoli a due, a volte possono essere spettacoli a quattro, cinque, dipende dalle storie e a volte dipende anche da quello che noi possiamo investire per le produzioni, perché poi un aspetto molto importante è la produzione, il costo della produzione. C'è difficoltà su questo aspetto? Sì, sì, e sotto questo punto di vista ne parleremo poi alla tavola rotonda di sabato, e proprio di quelle che sono le difficoltà ogni volta per cercare di promuovere questo modo di fare teatro e soprattutto anche in generale, diciamo, l'ambiente della maschera, proprio la difficoltà a promuovere nella società contemporanea questo rito, questo rituale, questo oggetto ancestrale che ci arriva da lontano e che è la radice, la base del teatro moderno europeo, cioè quello che Tania prima ha detto, la costituzione di una compagnia di attori che si riunisce per fare del proprio lavoro una professione, è quello che poi ha dato il via a tutto quanto il teatro che noi vediamo oggi, cioè l'organizzazione di una compagnia. C'è chi fa il regista, prima era capocomico, c'è chi fa i costumi, c'è chi scrive il copione, c'è chi si organizza con le musiche. Ecco, tutto questo lo si deve ai comici dell'arte del Cinquecento. Certo. Qui nasce poi anche la commedia dell'arte. Alcune maschere che tu vedrai si fanno parte proprio della tradizione da cui arriva anche la maschera della commedia dell'arte, ma perfetto. Comunque insomma la maschera della commedia dell'arte arriva da molto lontano. Sì, sì. E che rientra anche nella tradizione del carnevale, addirittura c'è proprio un elemento nella Grecia arcaica del IV secolo a.C. dove per esempio esisteva il farmacos, il farmacos era il momento in cui la comunità si purificava di tutti quanti i peccati che aveva fatto, no? E così avviene anche nel carnevale, solo che nel carnevale si porta in giro, adesso non succede più, ma si porta in giro un pupazzo che ha una forma, una sembianza umana oppure una sembianza, diciamo, animale. E questo carnevale, questo pupazzo viene accompagnato dal corteo delle maschere della commedia dell'arte, arriva in piazza e fa il testamento, cioè declama tutti quelli che sono stati i peccati della comunità in quel momento, poi alla fine viene bruciato, quindi si purifica la comunità ed è di buon auspicio, perché la commedia dell'arte nasce dai riti propiziatori. Nell'antica Grecia invece di bruciare la persona oppure un pupazzo, si designava, non so, una persona, e quindi questa persona si faceva carico di tutti i peccati della comunità, solo che alla fine, invece di bruciarlo giustamente, veniva esiliato. Esiliato. Perfetto. Grazie Mario, grazie. Grazie a voi, grazie mille. A voi.